che il comune rimanga muto come un pesce, è muto come pesce, è tutto un pesce, il comune è pieno di pesci, tutti muti stanno, o si occupano di cavolate tipo calendari, cosette così. Ancora non abbiamo avuto novità dall'amministrazione comunale. È Rapulino che parla. Direttore, insomma, no, come ti spieghi questo silenzio? L'inizio di questo mio piccolo editoriale su questa vicenda del Brangadoro, che da tempo memorabile non sentivo una persona parlare del nostro territorio in modo così chiaro, senza fraintesi e quindi trasparente. Perché anche questo attacco, tra virgolette, al comune è una cosa che da nessuno mai ho sentito. Questo ha detto chiaramente: guarda, io ho fatto sta cosa, non chiedo le varianti, non chiedo niente. Ufficialmente il progetto non è stato presentato, quindi all'urbanistica non è andato in commissione di esame questo progetto, ma solo ufficiosamente, quindi c'è, diciamo, questo elemento. Quindi a livello di ufficialità bisognerebbe presentare il progetto, la commissione urbanistica dovrebbe analizzarlo e rispondere dove non sono le prerogative per poterlo realizzare. Io non sono d'accordo, perché ho detto l'altra volta, i progetti si presentano ai cittadini tramite una conferenza stampa. Così come ha fatto. Così come, perché quelle sono interessate ai cittadini. Andare a parlare prima, secondo me, non è tanto bello. Sì, la valutazione della commissione urbanistica comunque, della giunta, no, dove deve andare adesso, in giunta una cosa così. Ma adesso l'ha detto chiaramente. Dovrebbe andare sull'ufficialità, quindi su quella linea ufficiale. Ma è più ufficiale di questo. No. Prendendo la locandina, dico, la maggioranza tramuta con un pesce, ma l'opposizione parla anche per due, parla anche troppo, perché parlano di cose che oltretutto non conoscono. Il rendere una cosa, il progetto nei dettagli, non è una colpa, è un'altra. Poi il dono a cui facevi riferimento tu è già stato fatto, perché hanno comprato un'area comunale per più di 1 milione di euro. Hanno fatto un progetto che turisticamente vale. Io sono dalla tua parte, per me è bellissimo, ed è bellissimo poter capire che da questa struttura nasceranno opportunità turistiche che finora ci sono state negate. Bravo. Il problema qual è? È che non lo capisce, chi lo deve capire? Lui praticamente ha detto, per quello che costava il terreno non potevamo perdere quello che ritengo una grande occasione. Quella è una grande occasione per il comune, doveva essere. Scusa Nazareno, ma quando allora, hai investito, non ho sentito mai dire. Lo vogliamo dire quando vuole investire? Sì, ma lui ha detto: ma voi siete stupidi. Come che ha detto, voi siete stupidi. Concedetemi però una. Non costava niente. In effetti pure io pensavo che 2 milioni non erano. Concedetemi però un dubbio, un punto interrogativo. Se il comune avesse comprato, oggi tutti a dire perché non l'ha comprato il comune, parlo soprattutto di quelle tante persone che stanno parlando visto adesso. Il costo. Ma se avessero. Se il comune avesse speso 2 milioni di euro per comprare quella parte lì, chi l'avrebbe sentita l'opposizione? Avrebbero urlato allo scandalo, i soldi. Comune, scusa Sandro, non avrebbe potuto avere poi 20 comune milioni non, da investire. Era un'opportunità, come hai detto, turistica. Comune non so, però l'avrebbero bocciata. Quelli che adesso dicono perché non è stato fatto. Questo bisogna che la De Vecchi, la Barlocca. È un processo alle intenzioni. Avrebbe avuto i mezzi il comune, lo comprava, ma che ci faceva? Ci piantava il grano? Che faccio? Comune lo compra, spende 2 milioni di euro e poi lo realizza. Perché va male? Perché non ci sono. Adesso i politici devono essere anche imprenditori. Che sta a fare? Sta a contare i soldi che era lo Stato e poi non può spendere. Che sta a fare? Tutti. Ma se non abbiamo un computo di mantenimento del Ballarin adesso in costruzione, figuriamoci se facciamo gli imprenditori. Non sappiamo quanto ci costerà il Ballarin, il nuovo Ballarin, quanto costerà. E poi lo affitto del Ballarin lì a posto della. No, c'era chi ci voleva fare l'ospedale. Ci manca l'ospedale. Però. L'ospedale. L'ospedale qui. L'ospedale, sì. Ci stava bene, dice. Come no? Poi però quando la SAM segnava, silenzio. Perché c'è l'ospedale, non si può urlare. Solo modesti applausi, perché c'è l'ospedale. Vabbè. Vedremo quali saranno gli sviluppi ufficiali.